Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio straincasinatissimo della Computer Museo. Quest'oggi siamo qui perché è un episodio molto speciale. Abbiamo giocato ancora una volta all'asta, io sono ancora in tenuta lavorativa ma a dettagli perché sono in pausa pranzo. E oggi mi contatta il portinaio e mi dice: ehi tu Fabio, ricordati che c'hai un pacco da prelevare. Ed effettivamente è un bel pacco. Questo pacco contiene una telecamera professionale che abbiamo acquistato su eBay, a differenza dei costi iniziali che erano addirittura i 600 euro, l'abbiamo vinta all'asta a 150 euro perché probabilmente nessuno era più pazzo di me di offrire così tanto, ma è una bella telecamera. L'unica cosa è che questa telecamera non è predisposta di alimentazione, carica batterie e batterie, però questo poco importa perché essendo una telecamera professionale funziona per il 90% delle volte con le batterie degli antifurti. Ma bando alle ciance, iniziamo subito dopo la sigla. Ebbene, ci siamo. Siamo pronti ad unboxare questo bellissimo pacco. Intanto ho messo 4000 GoPro in giro per la casa perché ho un piccolo problema con le telecamere grandi, cioè che ogni volta mi dimentico di caricare, ma vabbè, fa niente. Andiamo ad aprire, ok. Oh, questa è la borsa Ikegami, non so se si nota dalla GoPro Hero 4, ma questa è la custodia della telecamera, quindi insieme alla telecamera ci viene mandata anche la custodia, che come vedete è piccolina, no? Cioè, è proprio piccola. Ecco, questa è la custodia, molto semplice, come potete vedere. Vediamo. 1, tacchete. 2, tacchete. Eccola qua. Che meraviglia di telecamera. Questa, signore e signori, è una meraviglia di telecamera. A parte i connettori questi fatti un po' bruttini, però comunque questa è la batteria. Tra parentesi, ci viene anche dato la batteria da... Scusa? Dimmi che questo non è... Ma che fortuna! Non ci credo! Questo è il supporto dei... cos'è che vedo qua? Cos'è sta roba? Ah, il connettore... Questo credo che sia qualcosa da agganciare le batterie. Cioè, ci è stato dato tutto. Oddio, a parte l'alimentatore e tutto, però ci è stato dato appunto la telecamera, vabbè che è quella che avete visto, ma anche l'attacco slitta per i cavalletti, quelli professionali. Che fortuna! Solo questa costa almeno 100 euro, oltre che questo coso qui che anche lui costerà, ma di per sé siamo qui per vedere la nostra telecamera, che tra parentesi ho scoperto avere la Fireware. Allora, professionale è professionale perché mannaggia, è bellissimo, viewfinder perfetto, obiettivo vediamo se è integro, mi sembra proprio integro, mamma mia che bella, display integro che si gira in questo modo, cavolo è bellissima ragazzi, è bellissima, ma la domanda è funzionerà? Andiamo a scoprirlo. Ok, accesa è accesa, ma non so da dove si accende, quella è la problematica più seria. Che non so dov'è il tasto on. Qua. Si è staccato un cavo, ecco perché non va. Perfetto, mi sta venendo il dubbio che non funzionasse più, ma si è staccato effettivamente un cavo. Ok, ha fatto un rumore. Sì, display. Oh, si è accesa! Si è accesa! Oh mio Dio, è perfetto! Cioè ragazzi, non so se si nota, viewfinder funziona, monitor funziona, mio Dio funziona! Ragazzi, 150 euro e funziona sta telecamera! È perfetta, consuma 1A e 45, quindi non consuma un cavo. Oh mio Dio ragazzi, funziona! Perfetta ragazzi, poi qua ovviamente c'è il lettore mini DV, come vedete, basta cliccare. Lui si apre, like, e qua c'è anche una DV! C'è anche una DV! Incredibile! Vabbè, basta ragazzi, a questo episodio è tutto, poi faremo la recensione. Ciao!